Pini e selezione della gemma. Vediamo brevemente qualche piccolo accorgimento per creare un palco migliore. Simo, allora partiamo da un esempio classico dove a fronte di una pianta che ha subito un rinvaso, una potatura mirata per far arretrare, abbiamo avuto un ottimo risultato. Qua vediamo in dettaglio che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 gemme, solamente queste visibili. Se giriamo sotto il palco ne abbiamo un altro 2618 e veramente sono tante, sono eccessive. Cosa succede? Dobbiamo per forza di cose fare una selezione in modo tale che venga ridistribuita la vigoria. In questo caso come le selezioniamo? Ad esempio, se io tengo due gemme così vicine, mi origineranno chiaramente dei rametti così vicini, magari poco forti, però sono due rami che andrebbero via in parallelo. Il discorso qual è? Che sia a livello di compensazione della vigoria creerei qualche problema, ma soprattutto a livello estetico. Due rami così paralleli mi costringerebbero a mettere del filo e quindi diciamo a dover manipolare il rametto. Se io invece vado a eliminare e uso ad esempio dei rami già Y come questi, anche se sono un po' più forti posso spezzare quella vigoria della candela apicale, posso ottenere un risultato esteticamente migliore, soprattutto esteticamente ma anche a livello di mantenimento. Perché? Perché un ramo del genere io riesco a posizionarlo mettendo magari anche solamente un filo qua su questa secondaria, mentre avendo dei rami così vicini e mal distribuiti mi costringerebbe a mettere dei fili sottili, magari anche solamente dello 0,8, dello 0,7, per ridistribuire gli spazi e far sì comunque che la vegetazione non vada a perdere e sia ben distribuita. Quindi da subito una importante selezione delle gemme fatte in modo corretto mi consente di creare un palco più bello esteticamente, più che altro più facile da gestire e soprattutto anche con una distribuzione della vigoria più idonea, ma soprattutto più bello da vedere, perché riesco a ottenere un bel risultato estetico con una minor quantità di filo, quindi automaticamente una minor costrizione per l'albero.